E buongiorno mondo, 8:32, stiamo andando carichi a prendere la Berta e con la Berta andiamo a prendere il Puffo perché ce ne stiamo andando a vedere i mercatini di Natale di Merano e Bolzano, quindi a dopo. Va bene, tra casa e il camper c'è la panetteria e facciamo sosta per prendere un po' di pane fresco e un po' di pan focaccia. Ed eccoci finalmente, ore 9:10, con la calma dei giusti in direzione Merano. Siamo partiti. One hour later. Primi 100 e poco più chilometri percorsi e siamo già fermi all'autogrill perché la Simo, come sapete, vuole sempre prendere il caffè, almeno 3. Dove stai andando? Che l'autogrill è di qua, ubriaca. Guarda, stanno già mangiando anche un dolce, la pastiera. Andiamo a prendere il caffè. Ore 12:56, mancano ancora 130 km, quindi ancora un bel pezzo. E siamo fermi di nuovo all'autogrill, un po' per il secondo caffè, ma soprattutto perché dobbiamo fare la pipì tutti e due. E voi direte, c'è il camper, falla sul camper. E tanto dobbiamo fermarci a prendere un caffè, quindi due passi, caffettino e ultimi 130 km. Sei contenta? Sì. E alle 15:03 siamo finalmente parcheggiati all'area di sosta. Non siamo a Merano perché non siamo andati a Merano, perché ci hanno detto che l'area è tutta piena, non c'è nessun posto. Ci siamo fermati a Terlano perché è comodo per spostarci sia a Merano che a Bolzano. Stiamo qui come campo base, abbiamo la stazione vicina e ci sposteremo poi col treno. Intanto c'è un 20 minuti per andare a Merano e un quarto d'ora, 20 minuti anche per Bolzano, quindi buona. Later. Visto che ormai sono le 3:19 e abbiamo saltato il pranzo in pieno, abbiamo deciso di fare giusto una merenda con una torta salata fatta dal sottoscritto e poi prendiamo il trenino e andiamo a Merano. Vi facciamo sapere, a dopo. Pranzo merenda con la torta salata l'abbiamo fatta, abbiamo mangiato anche un dolcino, non ve l'abbiamo fatto vedere. Adesso siamo in centro nel paese di Terlano, che stiamo andando a procacciarci un caffè perché abbiamo bisogno, vero? Caffè, c'è sempre bisogno di un caffè. E poi prendiamo il treno per Merano, siamo proprio vicino alla stazione, quindi caffè e via, si parte. 10 minuti arriva il treno, a dopo. Che bello, smetti, è quello super grandangolone, fai vedere il naso. Sta inquadrando il naso. Sì, non sono calde ste calzamaglie che mi hai prestato. Siamo arrivati a Merano e adesso una bella camminata, arriviamo in centro e vediamo un po' come sono sti mercatini super famosi. Aspettative? Alte. Ne parliamo dopo? Sì. Va bene. Merry Christmas. Ragazzi, ovviamente appena arrivati al mercatino ci siamo presi il primo vin brulè. Non dovevamo dirlo? Perché no? Perché sennò sembriamo sempre gli alcolizzati che bevono sempre. Alla salute. Stavamo passando davanti al teatro, abbiamo visto che stava cominciando lo spettacolo di Luca Lombardo, un illusionista trasformista. Abbiamo preso i biglietti e siamo entrati. Signore e signori, siete pronti a farvi incantare dall'arte del trasformismo? È qui con noi un fuori classe del Quick Change sul palco del Merano Magic Festival. Fate un grande applauso a Luca Lombardo!
non so se ci vedrete perché è abbastanza buio, ma siamo appena usciti da teatro dove non abbiamo ovviamente registrato niente. Lo spettacolo è molto carino, lui ha fatto un bel po' di trasformismo, magia un po' poca, mi aspettavo un po' di più, perché siamo abituati a Luca Bono, che lui ne fa veramente tanta. Ci siamo divertiti e adesso andiamo a fare ancora un giro, prendiamo il treno, torniamo al camper, tanto ai mercatini torniamo domani a vederceli. 3 hours later. Ore 9:40 e finalmente siamo in camper, ci siamo cambiati già in tenuta da freddolosi, mangiamo un boccone e buonanotte a tutti. The next morning. E buongiorno mondo, effettivamente sembra che da ieri sera dalla buonanotte non ci siamo neanche mossi da questo posto a tavola, perché effettivamente noi siamo sempre a tavola, ma nel frattempo abbiamo dormito molto perché ci siamo svegliati alle 9, perché sotto le coperte si stava molto molto bene. Siamo già andati in bagno e adesso siamo qui con le nostre tazze di tè caldo, l'ovvio panettone visto che siamo a Natale e la faccia di quella tutta addormentata al nasone. E alle ore 10:37 siamo in direzione stazione, qua vedete i binari, la stazione è là, siamo vicinissimi, quindi si va, a dopo. Siamo arrivati a Merano e per una volta forse siamo stati fortunati nella scelta di rimanere a Terlano, perché guardate che traffico che c'è in giro per Merano. Tutto il turismo per i mercatini, guardate, ti giro intorno e faccio girare la testa, Simo. Va bene, basta, scherzi alla Simo, comunque abbiamo fatto bene perché col treno ci si mette veramente poco, è comodo e l'area dove abbiamo dormito è tranquillissima. I bagni pulitissimi, riscaldati, con le docce riscaldate, bello bello bello. Quindi se dovete venire a Merano ai mercatini col camper, sono state a Terlano perché è un ottimo punto d'appoggio. Sì, c'è un po' di sbattimento che devi stare agli orari dei treni, ma ogni mezz'ora in settimana ce n'è uno e il weekend ogni ora e la sera ogni ora, quindi comodo. A dopo, vi facciamo vedere i mercatini, a dopo. Ed eccoci nella bolgia della fiera, c'è decisamente più gente di ieri, guardate. Però c'è una bella giornata di sole, ce la stiamo godendo. Adesso andiamo a cercare, indovinate cosa? Cibo. Ovviamente da mangiare l'abbiamo trovato. Alla fine abbiamo optato la Simo per un mega hot dog che si sta già scofanando senza ritegno e io un goulash della tradizione con pane fresco e l'immancabile birretta. Ovviamente siamo in coda anche per il dolce, ma soprattutto per lei che è quella golosa più di me. Come sono? Buone. Frittelline buone, ma nauseabonde e veramente troppe. Adesso infatti andiamo a cercarci un bel caffettino e facciamo un giro in centro, poi torniamo ai mercatini. Ovviamente siamo sempre in giro a mangiare, direte voi. Avete ragione. Stiamo andando a vedere i negozi chic, perché noi siamo persone chic. E ovviamente cosa potevamo comprare noi nella zona dello struscio? Speck di cinghiale e speck di filetto, sempre roba da mangiare, facciamo schifo.
abbiamo deciso di allontanarci un pochino dalla zona del centro di Mercatini con la bolgia che c'era. Siamo venuti nella zona dei quartierini un po' più caratteristici di Merano. Guardate che belle casette, lì c'è una porta con la torre. Adesso andiamo a vedere dove ci porta la porta. Non mi sopporta davvero ogni volta che dico queste cagate. A dopo. E guardate un po' dove ci ha portato la porta, sulla passeggiata d'inverno lungo il fiume. E forse da qua ritorniamo nella zona dei Mercatini, forse. E noi la percorriamo perché almeno è un tratto tranquillo e carino. Come potete vedere, dopo la bellezza di 14.000 passi camminati, equivalenti a circa 10 km o poco meno di passeggiate in giro per i mercatini di Merano e la bella cittadina di Merano che ci ha veramente stupiti ed affascinati, siamo purtroppo di nuovo in stazione in direzione Terlano, dove torneremo sul camper ma solo dopo aver fatto un piccolo aperitivo, perché ci sta e ce lo meritiamo. E niente, salutiamo Merano, la bella Merano, perché domani visiteremo Bolzano. A dopo. Sentiamo un po' cosa ne pensa la Simo dei mercatini di Merano. No, non se ne penso niente io. Per i follower, passano i tuoi follower. Loro vogliono che parli tu. Andateci, sono molto belli. E non mangiate gli strauben dopo pranzo perché sono troppi. Fine. E di lavare i piatti. E quindi? Andiamo a mangiarci una pizza. Però la paghi tu, vero? Perché ti ho fregato le ultime patatine dello spritz? Sì, sono stato stronzissimo. Finite le patatine e lo spritz no. E lei si è rabata. Te le sei fregate tutte in un colpo solo. È una bugiarda, non le credete. Comunque siamo qui a farci lo spritz vicino alla pista di hockey. Adesso hanno spento la luce, ma c'è la pista di hockey ghiaccio di fuori. A dopo, ragazzi. Ore 8:31, siamo sul camper, l'aperitivo l'abbiamo fatto come avete visto e indovinate un po' cosa stiamo facendo adesso. Stiamo mangiando. Lei come al solito è arrabbiata perché faccio i video mentre dobbiamo mangiare la pasta al ragù col vinello rosso di Salento. Puoi mangiare. Grazie. Buon appetito. Mangiare, non bere, ho detto. Buon appetito. Ubriacona. È freddo che è la cuffia. Sì, era per fare protesta. Protesta anti-video. Contro di te.